Liberi.tv Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia del vice sindaco Giuseppe Filice, al quale chiediamo spiegazioni in merito all'ordinanza contingibile e urgente recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio comunale, in attuazione appunto del DPCM di ieri, proprio del 9 marzo del 2020. Quindi adesso chiederemo al vice sindaco Giuseppe Filice le misure da adottare per mantenerci e mantenere in sicurezza non soltanto i cittadini di Cleto, ma i cittadini dell'Italia intera, perché comunque la cosa importante è prevenire una pandemia che purtroppo sta avvenendo, ma soprattutto mantenere dei comportamenti corretti e rispettare quello che sono le norme dello Stato. Allora, noi questa mattina abbiamo preso atto del decreto emanato ieri sera, entrato in vigore proprio stamattina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha esteso il provvedimento che è stato preso l'altro ieri per quanto riguarda la Regione Lombardia, imponendo delle limitazioni alla circolazione di tutte le persone sul territorio nazionale. Noi abbiamo fatto un'ordinanza alla quale ci siamo uniformati. Abbiamo vietato tutti i tipi di manifestazione ludico, sportive e così via sul nostro territorio. Abbiamo limitato anche l'accesso al pubblico nel nostro comune. L'utenza comunque potrà sempre interloquire con gli uffici che restano a disposizione negli orari previsti, ma anche fuori dall'orario le utenze telefoniche restano a disposizione di tutti quanti. Per fatti assolutamente urgenti, è chiaro che con le dovute precauzioni gli uffici comunali resteranno sempre aperti e riceveranno il pubblico. Per quanto riguarda gli spostamenti fuori dal comune di Cleto, come bisogna regolarsi? Allora, qui ci sono, il decreto di ieri sera, quindi di stamattina, ha introdotto delle limitazioni molto importanti, cioè praticamente sono state estese al territorio nazionale le limitazioni che erano state prese per la Regione Lombardia e le province che erano state indicate nel decreto dell'8 di marzo. Ci si può spostare sul territorio comunale chiaramente in modo liberamente, evitando di fare degli assembramenti, mentre per quanto riguarda gli spostamenti da un comune all'altro, questi sono possibili solo in particolari circostanze. Ci si può spostare soltanto per motivi di salute, ci si può spostare per motivi lavorativi, per stretta necessità e per fare rientro al proprio domicilio. È possibile uscire di casa per una passeggiata? Uscire di casa per una passeggiata è possibile, si può andare ad un parco, si può andare alla villa comunale, si può fare una passeggiata per strada, in piazza, evitando di fare degli assembramenti di persone e mantenendo quella giusta distanza di sicurezza, così come dice il decreto. Posso andare invece a casa di amici per una cena o ad esempio durante la giornata per motivi diversi da quelli consentiti dalle... No, assolutamente no, perché gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per necessità. Questo significa che ci si può recare a casa di un amico o di un parente solo per motivi di salute, per motivi medici, per prestare assistenza. Ad esempio, c'è un anziano che è in casa e in questo caso è una fascia che deve essere protetta, e allora ci si può recare perché ha necessità di avere la spesa per motivi di salute, perché gli vengono portate per esempio le medicine. Altra domanda importante: se si è un genitore separato, posso andare a prendere mio figlio a casa dall'altro genitore? Sì, in questo caso sì, perché è legato a motivi lavorativi ed è legato soprattutto alla protezione di una fascia che sono i minori, che nel decreto è tutelata e protetta. Un artigiano, un libero professionista, ma anche un lavoratore dipendente, so che si può muovere per lavoro se però ha con sé un'autocertificazione. Sì, gli spostamenti dei lavoratori, ma delle persone in genere, sono consentiti per i motivi che sono esplicitati nel decreto, cioè per motivi lavorativi, per motivi di salute, per motivi di sanità e per motivi
per motivi di necessità e per fare rientro al proprio domicilio. In questo caso, quando c'è uno spostamento da un comune ad un altro, nell'ipotesi in cui le forze dell'ordine o la polizia municipale dovessero effettuare un controllo, la persona è tenuta a fare un'autocertificazione, cioè a dichiarare il motivo dello spostamento. E qui diciamo che bisogna fare molta attenzione, perché si potrebbe incorrere in due reati: oltre ad avere violato una disposizione dello Stato, quindi un provvedimento dello Stato, e quindi c'è il 650 del codice penale, si rischia di incorrere in una dichiarazione falsa all'autorità, e quindi è un ulteriore reato che viene punito in modo molto severo. Sappiamo che questo decreto durerà, salvo proroghe, fino al 3 di aprile. Cosa possiamo consigliare ai nostri cittadini di Cleto, e non solo, per preservare, ripeto, la salute pubblica, ma soprattutto per adottare dei comportamenti che non mettano a rischio non soltanto se stessi, ma la collettività? Le regole vanno rispettate, perché c'è di mezzo la salute di tutti quanti, non solo la nostra, ma quella delle persone a cui vogliamo bene, dei nostri cari, delle fasce di popolazione molto debole come gli anziani e i bambini. Poi vanno rispettate, perché è importante prevenire, in quanto la sanità calabrese ha delle difficoltà. Basti pensare che nella provincia di Cosenza ci sono soltanto 20 posti di terapia intensiva, e quindi fronteggiare un'epidemia con numeri importanti per noi sarebbe molto molto ma molto difficoltoso. E poi si devono rispettare le regole, perché bisogna avere rispetto per chi in questo momento sta facendo dei turni di lavoro massacranti, si sta impegnando in prima persona, mettendo a repentaglio, a rischio la propria vita. Mi riferisco ai medici, agli infermieri, agli OS e a tutto il personale che lavora negli ospedali ed è impegnato in prima persona. Come comune di Cleto, che misure avete adottato e soprattutto che comunicazioni avete predisposto per il comune? Noi come comune, tutti i decreti che sono stati emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Sanità, dal governo regionale, abbiamo informato tempestivamente i cittadini e abbiamo adottato dei conseguenziali provvedimenti per fare rispettare queste regole. Abbiamo fatto il censimento delle persone che sono rientrate dalle zone a rischio nel nostro comune, lo abbiamo comunicato al Dipartimento di Sanità e Igiene Pubblica e avevamo attivato la sorveglianza attiva. Questo perché la prevenzione è, diciamo, lo strumento migliore per contrastare la diffusività di questo virus. Allora, un'altra domanda: come ha risposto la popolazione cletese alle misure che avete adottato? Io devo dire che da parte di tutti i cittadini c'è stata grandissima collaborazione. Noi, per esempio, tutte le persone che sono rientrate da fuori, da regioni che potevano essere a rischio, si sono autocensite, informando tempestivamente gli uffici comunali ed agevolando sia il lavoro che può fare un'amministrazione, sia il lavoro che può fare il Dipartimento della Salute e Igiene Pubblica. Sotto questo punto di vista devo dire che, per quanto riguarda i cittadini di Cleto, si sono dimostrati molto ma molto maturi. È indubbio che questo è un momento di difficoltà dove si chiedono dei sacrifici a tutti quanti, però diciamo, sono ben poca cosa se noi li paragoniamo ai sacrifici che sono stati chiesti ai nostri nonni o ai nostri padri, che sono stati chiamati a difendere la patria e quindi sono stati costretti a partire per la guerra. E poi diciamo che noi italiani abbiamo una caratteristica molto importante, cioè che nei momenti di difficoltà riusciamo a far emergere quella che è la nostra capacità migliore, cioè la resilienza. E io sono convinto, come diceva pure Boccaccio quasi 650 anni fa, quando descrisse in un modo mirabile la peste che si era diffusa a Firenze, che la ragione, l'intelletto deve sempre riuscire a prevalere sul timore, sulla paura. Cioè non bisogna lasciarsi prendere dalla paura, ma affrontare le cose con ragionevolezza e con intelligenza.